Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, nuovo video Ask botta risposta a tutti quelli che mi hanno chiesto, i miei iscritti che hanno chiesto tante domande, quelle poche che hanno chiesto. Comunque, come state? Spero buongiorno a tutte, come state? Spero bene. Sono un po' se mi impappino un po', ma sono già, non so quanti giorni in registro. Mi pare che siamo, aspettate un attimo che guardo. È già un giorno fa che non registro, qua mi indica su YouTube, sull'app di YouTube, ma non importa. Comunque, stringo che è meglio. Allora, botta risposta alle vostre domande. Oggi arriva appunto il video dove vi rispondo. Qual è il tuo prossimo prodotto che comprerai? Prima domanda. Il canale della Perottina. Allora, il prossimo prodotto che comprerò, se lo comprerò, sarà o un burro cacao o una crema viso, non lo so ancora perché ne ho tante da finire e finché non finisco quelle che ho non ne compro altre, per me mi sta bene anche così. Poi ti piacerebbe, allora, seconda domanda, ti piacerebbe visitare un posto, un altro posto in Italia che non sia la Sardegna? Se sì, dove? Dove ti piacerebbe andare? Scusate se leggo male, ma nulla, sono un po' ancora mezzo addormentata, non ci fate caso. Comunque, questa domanda è di Elisa My Style. Ciao Elisa, un bacio anche a Steffi, un bacio. Allora, dove mi piacerebbe visitare che non sia la Sardegna? Sempre a Roma, come ho detto in altri video, o addirittura Verona o Venezia, ma mi piacerebbe più Verona perché Verona è bellissima e adoro, ma anche Venezia non è male, dai, è bellissima, posto dell'amore, ciao. Oppure perché no, o oltre a Verona più di più Roma, dai, perché no, o Milano addirittura, sì. Poi Guido D'Ambrosio, Ari ciao carissima, quanto spendi in genere per prodotti make up? Dipende, dalle 50 euro se non erro, dipende da quello che mi serve di comprare, oppure anche sulle, che ne so, sì, 50 euro se ne vanno via come niente. Se devo prendere, che ne so, bagno schiuma, creme corpo, cerette depilatorie o anche, vabbè, lui parla di make up, non voglio uscire fuori dal tema, no, tra i 20 euro se devo prendere una matita sopracciglia gel fissante se ne vanno via appunto o 20 o 50 euro, se devo prendere anche un mascara anche di più, se devo prendere una palette sempre 50 euro se ne vanno via, comunque anche 100 euro dipende. poi i tuoi video sono molto piacevoli cara. L'Epifania, ciao, bacio. Ciao Ambrosio, un abbraccio virtuale. E Vanessa vabbè, non riesco a leggere il tuo nome, comunque bravissimo, grazie. E Cristian Manzini, Melania, un abbraccio, un grande abbraccio, fai ciò che vuoi, ci vediamo tutto quello che ti piace. Non ho capito. Ci vediamo. Ah! Che ti guardi tutto il mio video fino a fondo, grazie, molto gentile. E anche ho capito che dopo di fare tutto ciò che mi piace su YouTube, sì lo so, ma dipende dal contenuto perché non tutto piace. Comunque vabbè. Allora, Maya Caccia o Maya Caccia, boh, non ricordo, non. Dimmi, fammi un vocale su Instagram, su WhatsApp, perché non mi ricordo mai come si pronuncia il tuo nickname di YouTube, di Instagram, comunque. Ciao! Hai altri interessi oltre a fare video? Sì, la musica, non canto su né su Instagram perché mi vergogno, non è che mi vergogno, più che altro per questione di pudore, perché non voglio ordinare la musica di altri e anche perché prima lo facevo, ma adesso ho più consapevolezza che se canto e storpio qualcosa sono cavoli, quindi no. Sì, mi piace, ho altri passioni che non sfrutto sempre o perlomeno ogni tanto da un bel po' sto abbandonando, ma vorrei ritornare su leggere oltre a fare video
e cantare e fare ginnastica, perché ballare tanto non se ne parla, perché se ballo mi faccio male, non lo so perché, ma il mio ginocchio non mi permette di tanto di muovermi come voglio io, cioè sono agevolata perché un po' sono agevolata nel movimento motorio, ma per quanto riguarda il come dire, la situazione mia motoria, è meglio che non metta a fare certi movimenti bruschi. Comunque sì, oltre a YouTube ho altre passioni, mi piace fare altre cose oltre a fare video, tipo cantare, ballare oppure solo attività sportiva, non dico fai a te ma quasi, tanto per tenermi un po' più in forma e magna di meno, appunto, che sono sempre una mangiona, magna, vabbè. Allora, Giovanni Arone, buonasera a te, like, carissima, grazie, carissima amica, grazie. Piros, no, non è Pirotina, è un altro, Piros, ciao carissimo, ecco la mia domanda, come mai hai deciso di aprire un canale YouTube? Un abbraccio, grazie, Piros, un abbraccio virtuale. Allora, dunque, ho deciso di provare YouTube perché prima era, prima di tutto, mi piaceva molto la musica, poi siccome mi piaceva seguire molto Gloria Fair, ma all'inizio poi ho detto, c'è Clio, che bello, allora mi metto anche io per un canale YouTube, così è nata la passione sia per il make-up, ma prima di tutto perché vedevo sempre mia madre truccarsi in bagno, e quando vedevo mia madre truccarsi in bagno anche io volevo provare qualcosina di trucco, ma vabbè, quello tutte le bambine ce l'hanno. Invece per le mie passioni, per la cura della persona, un po' perché mi piaceva tenermi bella curata eccetera eccetera, ho detto ma perché no aprirmi un canale YouTube, e così è nata la passione della musica, ma tanto non metterò mai, non credo o mai dire mai, ma che è nata la passione più per la cura della persona che anche della casa, perché vedete ogni tanto faccio video di pulizia della casa, della cura della persona e così via discorrendo. Poi Emanuela P, ciao Melania, qual è il tuo colore preferito, sia fucsia che il rosso? Già botta risposta subito, sì, hai capito bene, sia il fucsia che il rosso, ma più il rosso, dipende, perché il rosso ogni tanto quasi che mi stanca, mi dà noia, ma vabbè. Poi Kid Game, gratta e vinci, buona cena Melania, un bacione amica mia, grazie, vabbè che ceno sempre presto la sera, dipende quando voglio cenare, comunque vabbè, grazie della cena o anche del pranzo, comunque grazie a tutti. Guido D'Ambrosio di nuovo, quando hai aperto un canale, quali obiettivi avevi di essere giudicato dalla gente? Avevi paura di essere giudicato dalla gente? Scusate se ho detto male. Un po' sì, un po' no, ma non me ne frega niente dei giudizi, perché tanto continuo, perché a me non me ne frega appunto dei giudizi. Voglio andare avanti per la strada e voglio continuare perché mi fa soddisfazione continuare a fare video su YouTube, non per solo per gli altri ma in primis per me stessa, e mi piace davvero tanto, ho amore, passione e soprattutto devozione al mio canale YouTube, non vedo perché dovrei mollare YouTube, quindi forza Melania e continuiamo. Sì, lo so, qualcuno dirà beata convinzione, a me non mi interessa, sono convinta e continuare a essere convinta. Top. Già. Alla faccia di chi mi vuol male, dai ragazze, continuiamo tutte quante, facciamoci forza a vicenda. Comunque, continuiamo. Una domanda, ma tu che studi hai fatto? Giorgio Scanu. Allora, Giorgio Scanu, una domanda, che tu studi hai fatto? Allora, io ho studiato il tour operator di Santa Teresa di Gallura. Sì, tour operator. E nulla, tour operator, sapete di che cosa si tratta, se ve lo dico tanto lo sapete lo stesso, ma ve lo dico comunque a prescindere, che adesso per le prove non viene bene a mente, però ve lo dico come mi esce, e sarebbe praticamente per tipo se stare dietro il banco della, come dire,
dietro al banco di un albergo, o anche perché no, come guida turistica, dipende dal tipo di ruolo che volete assumere come tour operator, o anche per i viaggi dei tour operator, per dare un, per come dire, fatemi pensare, sì, anche per quello, anche per dei viaggi, per dare dei, per, come non so come spiegarvi, aspettate un secondo. Sì, insomma, per organizzare dei viaggi tour operator a chi vuole viaggiare, a chi vuole fare dei viaggi all'estero o anche in Italia, tour operator è quello secondo me, è certo, ovvio, perché se no. Poi Hermoso 477, sì. Ah, ok, no, quello mi chiedeva di passare da lui. Un altro, Daniel Prox. Daniel Prox, buonasera cara. Poi Salvatore Gaetano di Dio. Sì, cioè, vi giuro, c'è uno che si chiama così, Salvatore Gaetano di Dio. Di dove sei? Sono sarda, Sardegna. Sono sarda, appunto. Non dico di dove, perché tanto presumo che chi lo vuole sapere già lo sa. Non ho bisogno di dirlo per forza, perché non mi voglio dirlo troppe volte. Non voglio essere troppo ripetitiva. E nulla, chi vuole sapere altre domande me le rifaccia sempre in questo video, che risponderò al prossimo video ask, oppure vi dico direttamente una cosa, ve la annuncio io. Allora, io sono nata a Pozzuoli, Napoli, stop, non vi dico altro. E vivo con mia nonna. Perché vivo con mia nonna? Perché sto benissimo con lei. Altre storie ve le racconterò più avanti, sempre se me la sento, se mi va. Vabbè, ragazze, questo era quanto per adesso, è tutto, un bacio, se vi è piaciuto questo video, botta e risposta alle vostre domande, fatemelo sapere qua sotto i commentini, nella sezione commenti, sempre garbatamente un like, commento, appunto, iscrizione, e attivate la campanella se vi va, ovviamente, e appunto sempre se vi fa piacere, se vi fa piacere ci vediamo in un altro nuovo video. Ciao a tutte!